Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Ci siamo quasi. Ecco, tesoro mio. Non preoccuparti, sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. È che... ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Mia, oddio! Chris, ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Forza, cammina! Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna al sicuro, signore. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo. Ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento.
Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci? Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Stai parlando? Dov'è Chris Redfield? E Rose? Che passa? Questo è un canale riservato. Non ho l'autorità. Thank you.
Cos'è successo? Ma dove diavolo mi trovo? No, non c'è nessuno. Cosa hanno fatto? Calmo! Calmo! Chi sei? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? No... Oh no! Arrivano! Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Prendilo! Dimmi cosa c'è là fuori. Ehi! Ehi, vuoi ascoltarmi? Ehi! Ah!
cadavere. Ce ne sono altri. Cristo santo. Che cos'è successo a questo posto? Ma che cazzo? Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti?
Aspetta, aspetta. Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui. Immagino porti al castello.
Chiudi la porta, ti prego. Ehi, cosa ci fai qui? Stai indietro. Ti prego, non farci del male. Ehi, tranquillo, non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti? No, sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Non è uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno dei mostri l'ha ferito! Ha perso molto sangue, dobbiamo entrare in casa di lui! Shh, piano! Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Andiamo, via libera. Presto, presto! Te la sei presa comoda. Non c'è di che.
Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Madre! Aiutami! Dobbiamo entrare subito! Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà. È pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No, sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai. Beh, se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Di qua. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan, accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... invalido? Stupida! Troia! Lagnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani? Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Oh Altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempo e eterni, perché ci affiatiate male dei mani del fato. Mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce.
nella vita e nella morte. Rendiamo gloria, Madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega! Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! No! Padre! Elena, no! Stai indietro! Lasciami andare! Oddio! No! 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 Ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Lascialo andare. Elena. Adesso basta. Oh mio Dio. Mi dispiace, padre. Ehi. Ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme. Devo uscire di qui. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta! Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Thank you.
bene? Sto bene. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci. Tranquilla. E non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. Andiamo. Freggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! Ciao! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, non parlare! Aggrappati a me! Dannazione! Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare. Non riesco a capire. Questo posto è fottuto. Perché cazzo sta succedendo ancora? Oh, merda! Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi!
Ma chi era? La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. Altro che sangue e morte. Bene, bene. Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. A madre Miranda piacerai molto. Basta, Lagne, ci siamo quasi. Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di Nicolas, io e le mie figlie lo torturerò e vizzerò il suo prelibato sacro. Quindi? Sveglia! Quindi? Chiudete quella bocca! Cosa? Dove? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo. E creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in ogni. Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ah, cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! Ehi, la mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussioni. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa!
Inizia lo spettacolo! Vediamo di che pasta sei fatto, Ethan Winters. Preparati. No, aspetta! Dieci! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Si va in scena! Cristo santo! Bravo! Scappa se vuoi salvarti! Molto bene, Ethan! Ti attendevo con ansia, signor Winters. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Già, non è l'unico. Io sono solo un umile mercante. Qui? Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il Duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi. Tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. Posso magari consigliarti qualcosa? Ho preparato un regalo speciale da darti. Su, via. Sono pur sempre un mercante, no?
Una buona giornata. Che Rose sia qui. Stai forse cercando Rose? Sangue di uomo. Madri, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. E ora? Vediamo un po'. Bene, bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre, sì, madre. Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo, madre. Ma sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Ma più tardi, vabbè. Vedrete che ce ne sarà abbastanza per tutte. Tiratelo su. Aspettate. Ehi, ehi, ferme! Mettetemi giù! Oh, potresti pentirti di quello che... Mi danno il naso. Lasciatemi andare! Maledette psicopatiche! Yeah.